Cascini, oggi a Trento parliamo di due importanti progetti sulla realtà aumentata. La giornata è dedicata a due progetti che utilizzano la realtà aumentata come tecnologia per svolgere diverse funzioni. In particolare il progetto Spark vuole utilizzare la realtà aumentata per abbattere le barriere di comunicazione che possono esserci fra esperti e non esperti in attività di design creativo. Quindi l'idea è di aumentare la partecipazione anche di non esperti in attività di design di prodotto, di confezioni, packaging, rendendo accessibile la comunicazione e la proposizione di nuove idee, senza conoscere i dettagli e i tecnicismi del disegno tecnico, della modellazione CAD e così via. Ma concretamente come funziona? Che cosa succede nel momento di sviluppo di un progetto creativo? Allora, tutti parlano di brainstorming, di fatto un brainstorming è una riunione in cui liberamente persone possono esprimere le proprie idee, anche un po' bizzarre, con l'idea di favorire la creatività. Il punto è che non esperti possono non rendersi fisicamente conto di che cosa vuol dire una certa idea in un certo contesto. Allora, per noi la realtà aumentata può essere un modo per permettere di visualizzare in tempo reale le idee anche abbozzate che ci sono rispetto a un progetto e di poter modificare in tempo reale quello che è il concetto sviluppato. È pensabile creare insieme la confezione di una scatola per alimenti, per altri tipi di prodotti, componendo insieme a potenziali utenti, a clienti, altri stakeholder, quella che è l'immagine, la grafica che ci va sopra, la comunicazione relativa, rendendosi conto della leggibilità degli oggetti e così via. Parliamo di realtà aumentata, ancora non è così conosciuta. La realtà aumentata di per sé è l'aggiunta di elementi virtuali in una realtà fisica. Si può declinare in diversi modi, nel senso che si può aggiungere su un display di uno smartphone, di un tablet, di un monitor, qualche elemento virtuale su una ripresa. Nello specifico, nel progetto Spark, utilizziamo la cosiddetta realtà aumentata proiettata, spatial augmented reality, che ha come scopo quello di proiettare su un oggetto fisico delle immagini virtuali. Quindi di fatto si interagisce con un oggetto fisico che chiaramente sarà inizialmente bianco e la proiezione ci farà vedere quelli che sono i dettagli della sua superficie nelle diverse configurazioni che gli si può fare assumere.